una serata dedicata a una protagonista d'eccellenza che è la vera pizza napoletana. La pizza napoletana Verace, come si suol dire. Siamo in compagnia del presidente dell'associazione Verace Pizza Napoletana, Antonio Pace. Allora, intanto so che lei è anche fondatore di questa associazione, quindi un po' di storia la facciamo. Certo che la facciamo. Questa associazione nasce 35 anni fa, a maggio, perché la pizza incominciava a uscire da Napoli e a conquistare prima l'Italia e poi il mondo, però lo faceva in un modo sbagliato, cioè lo faceva con quell'altra scuola di pizza, che le due grandi scuole di pizza sono la Verace Pizza Napoletana e l'imitazione della Verace Pizza Napoletana. E allora abbiamo pensato che per salvare la ricetta, per salvare i contenuti di un prodotto eccezionale nella sua semplicità, bisognava scriverlo. Non si poteva più lasciare alla parola, al passaparola di famiglia. E allora abbiamo radunato le 17 più vecchie famiglie di pizzaioli napoletani, abbiamo condiviso il primo elementare disciplinare, che poi secondo me è il più chiaro, lasciamo perdere, e abbiamo siglato davanti a un notaio questa associazione. Le cose importanti di questa associazione sono due. Il primo obiettivo era quella della difesa della paternità alla città di Napoli, il secondo è il modo giusto di farla nel mondo, e oggi ci stiamo riuscendo, la strada è ancora lunga. Però ecco, i pilastri di questa strada, insomma la segnaletica c'è, è forte e preponderante. Presidente, il fatto che ci sia stato un riconoscimento tangibile da parte dell'UNESCO dell'arte del pizzaiolo napoletano vi ha in qualche modo stimolato, aiutati nel vostro percorso? Come si pone l'associazione nei confronti di questo riconoscimento? Certamente ci hanno orgogliti, perché noi siamo stati i primi a credere in questo prodotto e onestamente non pensavamo fino a questo punto. È un obiettivo che nel più roseo dei sogni non avremmo messo. Ci hanno orgogliti, ma principalmente ha fatto un lavoro importante. Io credo che oggi i pizzaioli napoletani, io l'ho detto dal primo giorno, pizzaiolo napoletano non significa un pizzaiolo nato a Napoli, significa un pizzaiolo che segue la scuola napoletana. Io credo che questi, in questo orgoglio, faranno sempre di meglio e diventeranno sempre più professionali. Noi a una certa epoca facevamo una svolta e cominciamo a far diventare quella cosa elementare un fatto più scientifico. Ma non cambiando la pizza scientificamente, studiando quello che facevano i nonni scientificamente. È magnifico. La pizza Verace napoletana è anche un fatto culturale, diciamolo veramente, identitario di un territorio che si esporta e che si veicola in tutto il mondo. Non a caso voi avete pensato di presentare a Roma addirittura una Olimpiade. È una cosa fenomenale. Ecco, cerchiamo di capire, qui abbiamo tanti campioni intorno a noi, che cos'è questa Olimpiade? Allora, guardi, noi abbiamo fatto questa iniziativa, pensi che noi abbiamo 5 scuole nel mondo, però diciamo a tutti quanti che gli facciamo lezione, impareranno a fare la base della pizza, ma se vogliono entrare veramente nel concetto di pizza napoletana devono venire a Napoli. Devono mangiare un pezzetto di storia, un pezzetto di cultura, un pezzetto di filosofia e poi assaggiano la pizza. Perché l'Olimpiade? Campionati mondiali se ne fanno a USA, chiunque ha qualcosa fa un campionato mondiale. Noi lo chiamiamo Olimpiade perché abbiamo la presenza di 45 paesi in cui la Verace pizza napoletana è presente. E le assicuro che faremo una gara nella massima correttezza. La massima correttezza significa che la giuria sarà chiusa in una stanza, non avrà nessuna possibilità di sapere la pizza di chi sta analizzando e l'unica persona con cui riusciranno ad avere contatto sono io. E io sono abituato a non fare scontri a nessuno. Bravissimo, è così che si garantisce la tutela e la qualità di un prodotto come quello della pizza napoletana Verace. Questi ragazzi, uomini, giovani, vecchi, quando vengono a partecipare a una cosa del genere, lo fanno con il cuore, con entusiasmo, e allora non devono essere imbrogliati. Certamente noi premieremo quello che in quel momento è riuscito a fare la migliore pizza, perché lo stesso pizzaiolo, due pizze uguali della stessa giornata non le fa.
È magnifico, questo è uno dei segreti. Io ho sempre detto una cosa ai concorsi: noi stiamo premiando quello che ha fatto la migliore pizza in questo momento, quello che fa veramente la migliore pizza in assoluto del mondo, e chissà in questo momento in quale posto si trova e che sta facendo. Presidente, mi permetta ancora una cosa importante. Intanto, dove si disputeranno le gare e soprattutto se ci sarà spazio, oltre che per insomma, i grandi campioni, per i giovani, quelli che si affacciano insomma, a questo contesto? Ci sarà un grande spazio per i giovani, perché un'altra delle cose che sto sostenendo da tempo, che quando abbiamo cominciato noi parlavamo della pizza dei nonni. Oggi dobbiamo incominciare a parlare della pizza dei nipoti. Perché certamente dopo tutti gli studi fatti, mentre i nonni facevano le cose perché così si fanno, i giovani cominciano a fare le cose con la contezza di sapere che cosa fanno. Quindi certamente lo faranno meglio. Chiudiamo davvero con un quiz dove mi risponde solo sì o no. Vediamo se è pronto il presidente. Allora, se la pizza cuoce in 3 minuti è verace o no? Ma assolutamente no. Se la pizza è condita con olio di semi è verace o no? Assolutamente no. A questo punto le voglio dire una cosa simpatica. Un vecchio pizzaiolo napoletano, quando io ho fatto l'associazione, entrò in polemica con me e disse: mio nonno metteva l'olio di semi. E io gli ho fatto una domanda semplice, elementare: dico, tuo nonno dove lo comprava? Visto che l'olio di semi in Italia si vende dal 1955. Grande presidente, buona serata.